era la traduzione di Et lux perpetua nuncia eis requiescat in pace. Mentre il passo del tantum errum ed antiquum documentum novo cedat qui diventava ed antico documento 915. L'arciprete poi intonava salmi e laudi e alleluia col suo irresistibile tono ieratico, allargando le vocali e aggiungendole dove a suo avviso necessitavano per rendere più melodioso il canto. Domina Savobisco. Insomma, un po' di... E nel suo modo di cantare il Dominus Vobiscum. Solo i mascoli non partecipavano al grande strepito, limitandosi a qualche sommesso et cum spiritu tuo, ora pro nobis, e naturalmente amen. In conclusione, la nonna e tutti noi che seguivamo la macchina, 30 metri, seguivamo la macchina a piedi, arrivavamo in chiesa dal Vangelo, così la validità del precetto domenicale era salva e i timpani risparmiati per quel che si poteva. Quando raggiunsi l'età per poter servire messa, la famiglia venne dirottata verso una nuova funzione, appositamente istituita nella cappella del convento alle 9, la cosiddetta messa del fanciullo. Don Vittorio, che già stanco della messa prima, delle 7, si trovò a dover affrontare 3 celebrazioni in 4 ore, affibbiò al vecchio Don Casimiro, ormai pensionato, la messa prima. Però. La nuova liturgia offriva alla nonna una migliore giustificazione, se mai avesse pensato di averne bisogno, per l'uso della macchina. La cappella del convento era addirittura dall'altra parte della piazza.